condivisa o non condivisa, però praticamente siamo arrivati a questa realtà importante dove oggi la vela è veramente diventata una Formula 1, nel senso anche di velocità, nel senso poi di quelle che sono le attrezzature tecniche. Com'è Max Sirena, è lo skipper, cioè il comandante, colui che decide tutto, è colui che imbarca, dà gli ordini, colui che ha tutto il team a sua disposizione. Ma il contatto è nato con il professor Nobile e con Deborah Nicolini, che è una delle dottoresse che lavorano qua al centro della legatumore senese. Anni fa ho fatto una piccola cosa, un po' di anni fa, attraverso il professor Nobile, poco prima di Natale ci eravamo sentiti per salutarci, abbiamo fatto questa proposta e ovviamente abbiamo accettato con molto piacere di partecipare a questa, alla fine, esperienza anche per noi, perché non è... siamo più soliti, come dicevi prima tu, andare in barca a vela piuttosto che fare un tipo di prevenzione alla fine, perché alla fine parliamo di questo, nel caso di tumore, prevenzione dei tumori. Alla fine è un discorso che è molto accomunato poi in realtà ai velisti, perché i velisti bisogna ricordarsi che passano la maggior parte del tempo sotto il sole, quindi siamo soggetti a volte a problemi della pelle, quindi a tumori della pelle. Noi di routine facciamo dei controlli, soprattutto di tipo dermatologico, per essere sicuri di non avere problemi alla pelle, quindi nei o melanomi o cose del genere. Sarebbe il caso di iniziare a prevenire invece che a curare, cosa che magari in altri paesi anglosassoni hanno iniziato molti anni prima. Grazie alla Lega Tumori, nello specifico alla Lega Tumori Senese, loro fanno tanti sforzi di cercare di divulgare questo messaggio. Noi stiamo cercando uno specifico di aiutare a educare le persone, soprattutto i genitori, perché io lo vedo nel mio piccolo con mio figlio, basta poco, anche quando si va al mare basta semplicemente mettersi un cappellino, una maglietta, perlomeno nelle ore di punta, e poi magari uno poi si può liberare, andare al mare senza niente, magari nel tardo pomeriggio. Sono due o tre passaggi molto semplici che però poi ti aiutano a risolvere dei problemi eventualmente futuri. Allora, se me lo dice Max Sirena, che sta sul console tutto il giorno, dovete memorizzare cappellino, magliettina e non facciamo gli spiritosi. Allora, parliamo un attimo di questa pubblicazione. Mamma voglio che tu stia bene. Cosa significa? Ma questa è una cosa che mi hanno chiesto qualche giorno fa di fare, e onestamente sono onorato, perché ovviamente sono cose abbastanza delicate da affrontare, perché ovviamente bisogna vivere probabilmente in prima persona.